la battuta, la palla che cade al centro dell'area e il gol incredibile di l'azione ed è subito contropiede in avanti. Di solito Doyle a dare velocità e scatto all'azione. Davanti, solo davanti al portiere, sputa tutto Doyle. Donzella si è comportato benissimo, ha capito i tempi giusti per uscire, ma lo stesso avversario ha sciupato un'occasione preziosissima quando siamo intorno al sostanzialmente 14esimo. 5 minuti scarsi alla fine del primo tempo ed è il pareggio. Attenzione, il pareggio in questo istante. Da questo momento parte il recupero. È stato anche il contropiede della Panthera di Siracusa. Tutto solo davanti a 3 avversari e ne approfitta di traino. La Pantanelli Siracusa si porta in vantaggio quando il primo tempo sta praticamente fine. Ritorniamo al comunale di Sogliano per il secondo tempo di Pantanelli Siracusa Manchester, fermi sul risultato di 2-1 per i sicili minuti, ricordiamo il parziale 2-1 per il Siracusa Pantanelli sul Manchester City. De Hessel a cercare lunghissimo, è pronto per Ogundi, da solo salta 2 avversari, serve al centro, trova un compagno libero ed è 3-2 per il Manchester City. Tutto sistemato, tutti pronti per questa punizione. Posizione assolutamente interessante. La fascia sinistra, i saltatori sono tutti pronti a centro area. Batte col mancino, trova un compagno che però calcia malissimo. Controlla ancora il catenone dei siciliani, sono sempre loro in possesso del pallone. Ci prova, ci va vicinissimo, ma niente da fare. Sciupio incredibile nell'area della Pantanelli Siracusa. Cosa si è mangiato?